L'impegno di Ghila dell'HIV nasce 30 anni fa ormai ed è chiaramente stato concentrato fondamentalmente sulla ricerca di nuovi farmaci che consentano sempre di più di raggiungere obiettivi di efficacia e di tollerabilità per quei pazienti che ormai hanno aspettative di vita paragonabili a quelle della popolazione perfettamente sana. Questo obiettivo noi continuiamo a perseguirlo, continuiamo a investire nella ricerca, abbiamo trovato farmaci che ormai hanno fatto un po' la storia della lotta all'HIV. Ma non ci siamo fermati, stiamo lavorando per migliorare ulteriormente l'efficacia di questi farmaci e per trovare soluzioni anche di lungo termine, soluzioni long acting, come si dice, no? Con una presa anche solo semestrale, un dosaggio anche solo semestrale. E in più continuiamo, sperando di collaborazione con aziende che fanno del machine learning, la loro competenza fondamentale, combinandola con la nostra in virologia, di arrivare un giorno forse anche a un vaccino terapeutico, ad una vera e propria cura per l'HIV. L'impegno però non si ferma qui, è fondamentale nella lotta anche all'HIV anche lavorare a 360 gradi, non solo sulla parte relativa al trattamento, ma anche alla diagnosi, all'aumento della percezione del rischio di comportamenti che possono portare a un incremento dell'infezione e in generale a un supporto alle persone che vivono con l'HIV, che sono HIV positive. Questo impegno a 360 gradi è quello che ci porta a sostenere iniziative come Fast Track City, iniziative anche a livello regionale per la medicina digitale, particolarmente nel campo delle malattie infettive e dell'HIV. Il progetto APRI nasce dall'esigenza di capire fino a che punto gli obiettivi strategici che sono stati posti dal Piano Nazionale Anti-AIDS siano effettivamente stati implementati. Abbiamo trovato a livello regionale, a livello locale, un'implementazione reale e da qui capire che cosa rimane da fare, qual è il gap che rimane da colmare per raggiungere quegli obiettivi dei 6,95 che sono oggi quelli a cui si tende con l'obiettivo finale di arrivare in un mondo senza HIV. E siamo ancora lontani dal raggiungimento di quegli obiettivi, ma molta strada è stata fatta. Il progetto APRI va proprio a individuare quali gap a livello regionale esistono rispetto a quegli obiettivi. Abbiamo potuto vedere che solo il 50% di regioni hanno attivato delibere di implementazione del Piano Nazionale Anti-AIDS, solo neanche il 40% hanno poi deliberato sulla designazione delle commissioni regionali anti-AIDS e hanno avviato campagne di prevenzione e di informazione sull'HIV. Quindi rimane tanto lavoro da fare. La seconda fase del progetto APRI è finalizzata proprio a accompagnare l'implementazione di alcuni progetti pilota a livello regionale.